Lo State of Play tenutosi il 2 giugno, che abbiamo seguito in diretta e di cui vi lasciamo qui in alto a destra la differita nel caso in cui ancora non l'aveste recuperata, si è rivelato essere una piacevolissima sorpresa. Normalmente quando si parla di State of Play si pensa ad eventi minori, statisticamente parlando, nella maggior parte dei casi, degli eventi di merda. Fortunatamente non è questo il caso, e anzi, mi sento di dire, per mia personalissima opinione, che si tratta dello State of Play migliore che sia mai stato fatto. All'interno di questo video vi darò le mie considerazioni sull'evento e vi dirò qual è il titolo che più mi è piaciuto. Ammetto che le aspettative non erano poi così alte. Come ho detto all'inizio, State of Play uguale, spesso e volentieri, evento riempitivo con il quale vogliono aggiornare l'utenza sullo stato di alcuni titoli in via di sviluppo. Diverso discorso invece per quanto riguarda gli showcase, che sono fin da subito stati identificati come gli eventi proprietari più importanti. Questo State of Play è stato incredibilmente vario. Abbiamo avuto infatti diversi annunci molto importanti, come appunto il reveal di Resident Evil 4 Remake, gameplay reveal non di poco conto come è stato per The Callisto Protocol, uno sguardo approfondito alla nuova piattaforma VR di PlayStation, della quale però non è stata indicata alcuna informazione aggiuntiva. Mi sarebbe piaciuto almeno sapere il periodo di uscita. Stando ad alcuni rumor, si parla forse di 2023, dato che alcuni dei titoli mostrati hanno come dicitura su PlayStation Blog in uscita su PlayStation 5 nel 2022 e su PlayStation VR nel 2023. Un nuovo trailer di Final Fantasy XVI e diversi indie. Il tutto è stato gestito, a mio avviso, in maniera impeccabile. Poche chiacchiere, ben bilanciato, con un'ottima apertura, un ottimo svolgimento e una chiusa più che soddisfacente. È stato un evento perfetto? No. Si è un po' sentita la mancanza dell'elefante nella stanza, che è God of War Ragnarok, del quale tutti si aspettavano almeno la data di uscita, e qualche informazione aggiuntiva, come detto in precedenza, su PlayStation VR 2. Al di fuori di queste due piccole mancanze, a mio avviso, ci troviamo di fronte ad un evento estremamente valido. I tre titoli che mi sono piaciuti di più di questo evento sono Stray, il gioco del gatto sviluppato da Annapurna, che abbiamo visto per la prima volta allo showcase PlayStation e che finalmente ha una data di uscita, fissata per il 19 luglio. Il trailer non è che abbia mostrato così tanto, è servito solamente per comunicare la data di uscita e il fatto che gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium lo troveranno gratuitamente all'interno del catalogo dei titoli accessibili. Il secondo titolo che ho apprezzato al di sopra di tutto il resto è Final Fantasy XVI. Sono particolarmente attratto da quello che a mio avviso è un cambio di stile veramente importante. È molto lontano da quello che è la mia concezione di Final Fantasy. Narrativamente parlando, sembra interessante, la colonna sonora è fuori di testa, non posso che aspettarlo. Sono felicissimo di averci azzeccato ancora una volta con il pronostico della data di uscita, che è fissata per estate 2023. Ma il gioco che più ho apprezzato e che più mi ha sorpreso è proprio lui, The Callisto Protocol. Sin dal suo annuncio ai Game Awards sono stato completamente rapito dall'idea che gli autori dell'originale Dead Space fossero al lavoro su un nuovo survival horror in terza persona. E quello che è stato mostrato, ragazzi, sembra il Dead Space 3 che non sono mai riusciti a portare sul mercato. È semplicemente sbalorditivo. L'atmosfera super cupa della luna di Giove, la prigione, il protagonista, un insieme di elementi veramente di una figaggine. Non sono un grande amante degli horror, ma quelli che mi piacciono generalmente mi piacciono veramente tanto. Da quello che abbiamo potuto vedere sembra proprio trattarsi di un titolo in pieno stile Dead Space. All'interno di un articolo su PlayStation Blog sono stati rivelati alcuni dettagli circa il gioco. Vestiremo i panni di Jacob Lee, un detenuto in fuga dalla prigione all'interno della quale si trova e che è stata attaccata da una non precisata entità biologica che ha trasformato
le guardie e i detenuti in biofagi, quei mostri schifosi che vediamo all'interno del trailer. Il combat system sembra essere molto simile a quello di Dead Space, con la differenza che il combattimento con armi da fuoco viene scoraggiato dalla scarsissima quantità di munizioni reperibili. È un titolo estremamente interessante e sono rimasto veramente molto colpito. Non vedo l'ora che esca, anche di questo è stata rivelata la data di uscita, che è fissata per il 2 dicembre 2022. Vedremo presto un gameplay esteso ed io non vedo l'ora di metterci le mani, di portarlo live e di cagarmi addosso in diretta. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni circa lo State of Play, qual è il titolo mostrato che più vi è piaciuto e che cosa vi aspettate dalla Summer Game Fest, che vi ricordo un'altra volta seguiremo live qui sul canale. Al prossimo video, un saluto dai Crew Dudes.